oggi rendiamo più evidente dal punto di vista simbolico un atto e un'iniziativa amministrativa che noi abbiamo fortemente voluto, cioè quello del registro delle unioni civili. Ieri Milano, registro delle unioni civili, oggi Napoli, le prime unioni civili di fatto. Si rafforza la linea arancione che lega le due città? Assolutamente, non voglio prendermi una primigenia, ma siamo arrivati primi e senza lacerazioni, tant'è che a Giuliano abbiamo anche mandato la nostra delibera quando l'approvammo, ma è molto bello che Napoli e Milano siano uniti nei diritti civili e nei diritti politici. Questa è l'Italia che vogliamo. Una grande azienda, che per ovvi motivi non nomino, ha già adottato e ha reso valido e ha reso concreto l'azione di questo registro. Chi ha questo attestato va in questa azienda e ha esattamente gli stessi benefit a livello di assunzione, per esempio, che ha il soggetto sposato con matrimonio civile tradizionale. Visto che stiamo in attesa di preparare il matrimonio, abbiamo approfittato, così nel percorso abbiamo raggiunto una tappa, diciamo, a questo percorso. Ci stiamo pensando, siamo prossimi. Questo è un piccolo passo, tutto sommato, però a passi piccoli si fa la storia, quindi noi speriamo che questo passo vada comunque nella direzione del matrimonio, perché l'unica direzione possibile è quella del matrimonio. Purtroppo con questo Parlamento, il Parlamento attuale, non abbiamo molte speranze, speriamo nel prossimo, mentre dovrebbe essere il Parlamento a seguire i bisogni dei cittadini. Qua in Italia sembra quasi il contrario. Una ipotetica lista dei sindaci potrebbe portare in Parlamento anche questa istanza? Ma sai, i sindaci non si possono candidare, si dovrebbero dimettere. Lo so che molti sarebbero contenti di una dimensione. Una lista arancione. Sulla lista arancione si può lavorare. Sulla lista arancione è un'ipotesi che c'è, come un movimento arancione che è ancora più concreto, perché è ancora più forte di una lista. Il movimento arancione io ci credo molto. La lista vedremo, sicuramente i sindaci si faranno sentire nell'immediato e prossimo futuro. Quindi potrebbe essere questa lista quella che porterà in Parlamento questa istanza? Vediamo. La questione dei diritti delle unioni civili? Questo assolutamente, noi dobbiamo avanzare sui diritti civili, su questo senza dubbio un movimento arancione non si può che caratterizzare dall'affermazione dei diritti costituzionali, dei diritti universali, della globalizzazione dei diritti e delle persone.